Un anno di sfide importanti, un lungo percorso alle spalle, bilancio di fine anno per il comune di Massafra, tracciato nella tradizionale conferenza stampa dal sindaco Fabrizio Quarto e da tutti gli assessori. Un lavoro che prosegue, recuperando il passato e fondendolo con il futuro. Il 2024 sarà l'anno dei piani esecutivi e del PNRR. Massafra si è distinta tra i comuni che hanno saputo intercettare a livello nazionale il maggior numero di risorse. Ma c'è stata attenzione massima in tutti i settori, al centro storico con il completamento quasi avvenuto del Lungovalle, al rifacimento degli edifici scolastici, sempre grazie al PNRR, all'aumento degli agenti di polizia locale, in corso il concorso per 4 nuove assunzioni, ma ce ne vorrebbero di più, ai lavori del castello, punto nodale dello sviluppo, a San Benedetto che diventerà polo di contrasto alla fragilità, all'approvazione del PUG dopo 50 anni, che permetterà anche lo sviluppo ulteriore della fascia costiera. Grande attenzione poi ai giochi del Mediterraneo, con 2 milioni di euro per il palazzetto dello sport e un'interlocuzione avviata con il commissario ferrarese per l'utilizzo dello Stadio Italia per il calcio. Infine, già nel mese di gennaio ci sarà l'inaugurazione della Cittadella del Carnevale con i suoi capannoni, una svolta storica. Penso che sia importante anche lo slancio che noi abbiamo per il 2024, un po' uno slancio che abbiamo verso come dire, il completamento di quello che è iniziato. Quindi, per quanto riguarda il PNRR, abbiamo una marea di lavoro da fare perché, come sapete, sono tempi contingentati, scadenze ravvicinate tra di loro, per cui noi dobbiamo necessariamente essere in grado di tenere il passo in questa maniera e quindi completare i lavori, rendicontare per ottenere poi la restituzione dei finanziamenti nel loro complesso.